Si chiama Catedromos, il catechismo della sicurezza stradale, il progetto realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Confedertai, Confederazione Titolari Autoscuole e Agenzie d'Italia, con il contributo dell'Osservatorio per l'Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione della Regione Lazio, assessorato ai lavori pubblici, con l'obiettivo di ottenere rapidamente e incisivamente comportamenti più corretti sulla strada, al fine di prevenire e ridurre gli incidenti stradali, facendo comprendere ai giovani pedoni, motociclisti e automobilisti stili comportamentali più corretti. Fare educazione stradale significa saper parlare il linguaggio dei ragazzi e diffondere quindi nelle scuole una cultura della sicurezza stradale. Questa lezione multimediale fa parte di un progetto più ampio di prevenzione che l'Osservatorio ha svolto in questi ultimi 5 anni nelle scuole elementari, nelle università, cercando di formare e informare i ragazzi di modo tale che essi stessi possano essere testimoni e diffusori di comportamenti corretti. Il ritmo incalzante, le immagini molto toccanti, animazioni divertenti e ironiche sono questi gli ingredienti che consentono di entrare subito in sintonia con i giovani e quindi di poter lasciare il segno. Un modo per sensibilizzare i ragazzi ed evitare le solite, purtroppo inutili, prediche. Catedromos nasce proprio da questa esigenza, quella di comunicare ai ragazzi e ai giovani con il linguaggio che loro utilizzano quotidianamente, musiche, filmati, quindi multimedialità. Ma soprattutto il segreto è in questa alternanza di momenti divertenti, di riflessione e istruttivi, perché comunque diamo delle indicazioni importanti su casco, cinture, alcol, droghe, guida. Ed è proprio questo il segreto del successo di Catedromos, soprattutto proposto a grandi platee di ragazzi. Il successo di Catedromos è soprattutto nei numeri. Già 500.000 studenti e docenti hanno avuto la possibilità di provare questa unica esperienza educativa in Italia. Lavorare sulla sicurezza stradale, soprattutto in una maniera così accattivante e motivante quale lo spettacolo proposto da Leonardo Indiveri, in collaborazione con la Confedertai, rappresenta un modo agile ed efficace per far giungere ai nostri ragazzi una serie di messaggi, non soltanto legati nella specificità all'educazione alla sicurezza stradale appunto, ma trasversalmente all'educazione alla legalità, al rispetto delle regole, al rispetto della persona. Nel momento in cui ci si pone alla guida si entra in una dimensione di forte responsabilità, perché si può essere potenzialmente nocivi a se stessi, agli altri. Porsi alla guida in uno stato di ebbrezza o altro significa potenzialmente essere degli assassini, e questo i ragazzi devono comprenderlo. Non è educazione stradale questa, ma è educazione alla vita. L'innovazione è incredibile. Speriamo solo che le emozioni provate durino.